Buongiorno a tutti, mi chiamo Sara Carbotta, sono un operatore sindacale dell'organizzazione CISL, in particolar modo CISL Funzione Pubblica, area metropolitana Torino e Canavese Funzione Pubblica, e mi sto occupando come operatore sindacale in questo periodo della situazione del terzo settore, quindi che coinvolge l'RSA e tutti i servizi legati all'assistenza. Avevo piacere oggi di parlare di come si sono mosse le organizzazioni sindacali in questo contesto legato all'emergenza del coronavirus e a tutte le difficoltà che ci sono state chiaramente nell'affrontare questa emergenza che, essendo appunto un'emergenza, ci ha trovati tutti anche un po' impreparati a gestire questa situazione complessa. Come organizzazioni sindacali abbiamo deciso, sia come CISL e in concerto con le altre organizzazioni sindacali, di muoverci unitariamente cercando di utilizzare e di interpretare le norme sia a livello ministeriale che a livello regionale. Le due cose che abbiamo cercato di fare come organizzazioni sindacali sono state proprio l'interpretazione legata all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e di conseguenza anche le dovute segnalazioni agli enti di competenza rispetto a situazioni come quelle delle RSA, quelle che abbiamo visto nelle RSA nell'ultimo mese evolversi purtroppo in modo negativo, e abbiamo cercato appunto di intervenire con delle segnalazioni nei presidi nei quali i dispositivi di protezione individuale non venivano utilizzati o forniti correttamente. Di fatto ci siamo trovati di fronte a una situazione molto critica che avevamo purtroppo già previsto e anche segnalato nelle prime settimane di marzo agli enti competenti per una mancanza di approvvigionamenti di dispositivi di protezione individuale, quindi all'interno delle strutture gli operatori, gli OS, gli educatori, il personale ausiliario e gli infermieri ci hanno spesso segnalato una carenza ad esempio di mascherine, di camici monouso o di adeguati dispositivi di protezione, adeguati da un punto di vista anche normativo, nel senso che alcuni non erano proprio, venivano consegnate delle forniture in una norma. Abbiamo quindi sollecitato i datori di lavoro di fornire agli operatori i dispositivi necessari. Molto spesso dagli stessi ci è stato segnalato che non avevano dei quantitativi e degli approvvigionamenti consistenti per garantire a tutto il personale un ricambio, soprattutto ad esempio di mascherine. In alcuni casi siamo stati rassicurati del fatto che invece i dispositivi venivano consegnati correttamente, salvo poi da confronti con i lavoratori scoprire che invece così non era. E quindi nelle strutture che sono numerose, in cui si sono proliferati i contagi, proprio perché era evidente che una situazione di questo tipo si potesse concretizzare, perché purtroppo le RSA sono rimaste aperte all'accesso di persone che provenivano dall'esterno, quali parenti, gli operatori stessi, che potendo continuare a circolare prima che l'Italia venisse dichiarata zona rossa liberamente sul territorio, le persone hanno avuto accesso alle case di riposo, alle RSA e alle comunità, e quindi sono divenute involontariamente veicoli di contagio che si sono poi diffusi nelle ultime settimane, come ci hanno reso noto i mass media. Diciamo che si sono creati dei veri e propri focolai all'interno delle strutture. È stato quindi difficile poi, in quelle circostanze in cui il focolaio si era già creato, cercare anche di capire come gestire il paziente Covid o il sospetto Covid, e quindi all'interno dell'RSA si sono create delle situazioni molto articolate in cui l'intervento sindacale, appunto, come dicevo prima,
è stato necessario proprio perché a garanzia del fatto che venissero comunque in qualche modo consegnati i dispositivi di protezione e venissero correttamente suddivisi i reparti, reparti Covid piuttosto che reparti in cui invece c'erano pazienti al momento sani. Rispetto alle segnalazioni che ci sono arrivate dai lavoratori, laddove non ci sono stata, non c'è stata la volontarietà o la, diciamo un approccio magari un po' superficiale da parte di alcuni datori di lavoro, noi abbiamo anche fatto segnalazione allo Spresal, alle ASL di competenza e alla Prefettura. Di fatto siamo anche molto preoccupati per quello che invece riguarda, oltre che l'RSA, anche le situazioni di servizi domiciliari nel territorio, quindi ad esempio le OSS che fanno servizio presso le abitazioni di pazienti che non sono autosufficienti e che quindi si muovono all'interno del territorio e si spostano di casa in casa. Anche qui abbiamo rilevato una situazione abbastanza difficile, perché chiaramente il lavoratore in quel caso deve essere, deve avere una fornitura di mascherine, camici e quant'altro che permetta di utilizzare in casa di ogni utente un dispositivo diverso e ad esempio non utilizzare la stessa mascherina per diversi pazienti nei vari spostamenti, cosa che in alcune circostanze alcune cooperative, alcune aziende avevano chiesto ai lavoratori di fare. Chiaramente rispetto alle cose enunciate ci stiamo muovendo a seconda di quelle che sono le disposizioni del DPCM e delle DGR della Regione Piemonte in questo caso. Continuiamo ad essere vicini ai lavoratori, anche e soprattutto a quelle che saranno le ulteriori disposizioni che subentreranno dopo il 4 maggio, quindi noi continuiamo a stare vicini ai lavoratori e ad accogliere tutte le segnalazioni e per questo come organizzazione sindacale abbiamo anche messo in atto delle procedure tramite ad esempio l'utilizzo di social network. Ad esempio su Facebook abbiamo istituito un gruppo che si chiama Emergenza Covid-19 al quale si può accedere e in questo gruppo vengono fatte sia delle dirette da alcuni colleghi che si occupano del settore sanitario pubblico e privato e ci sono anche, potrete trovare ad esempio anche tutte le informazioni relative a quello che concerne ad esempio l'infortunio Covid, quindi le pratiche INAIL da fare tramite il nostro patronato e tutta una serie di informazioni che possono riguardare ad esempio l'estensione dei giorni di 104 piuttosto che i congedi straordinari. Quindi eventualmente chi avesse bisogno si può connettere o con la nostra pagina Facebook o chiamare ad esempio presso la sede di via Madama Cristina di Torino, che comunque all'occorrenza e su appuntamento continua a rimanere aperta e vi possono essere fornite delle informazioni che possono mettervi anche in contatto con noi operatori del territorio, che per ovvi motivi in questo momento di distanziamento sociale non possiamo incontrarvi fisicamente, ma che siamo comunque sempre disponibili e reperibili telefonicamente.